Tra le storie che preferisco raccontare ci sono quelle dei legami tra genitori e figli. Per alcuni sembra scontato, ma per altri avere un genitore che farebbe di tutto per i propri figli è quasi un sogno. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia dal mondo che spero vi scalderà il cuore. In questa quarantena difficile da superare, è abbastanza noiosa. Beh, senza fare troppi spoiler, partiamo. Spesso, senza accorgercene, passiamo vicino a persone che non hanno avuto altro che tristezza dalla vita. Anzi, non è che non ce ne accorgiamo, cerchiamo di voltare lo sguardo, forse perché potrebbe farci male o forse perché semplicemente non siamo in grado di reggere troppa sofferenza. Ma per fortuna internet è in grado di raccontare anche le loro storie. Un tempo, senza questi nuovi modi di comunicare, tante persone non riuscivano ad avere parola e raccontare la loro vita. Non parliamo soltanto di senza tetto, che per un motivo o un altro hanno perso tutto. Ma oggi parliamo anche di rifugiati, persone che scappano dal loro paese per cercare una vita migliore, persone che hanno dovuto fare una scelta sia per loro che per la loro famiglia. Siamo in Libano e parliamo di Abdul Halim al-Attar, un rifugiato arrivato dalla Siria circa di 33 anni. Era andato via da Yarmouk, il campo profughi palestinese sul confine meridionale di Damasco, dove era impiegato in una fabbrica di cioccolato. Sembrava le cose stessero andando bene finché tutto non è stato devastato. La guerra non cambia mai. Porta via ciò che amiamo e non gliene importa nulla. Al-Attar aveva perso quel poco che aveva, cioè un tetto sulla testa e un piccolo lavoro. Ma per fortuna aveva ancora e ha tutt'oggi i suoi due figli e sua moglie. Erano la gioia della sua vita, anzi lo sono ancora adesso. Arrivato a Beirut dopo aver visto tutta quella sofferenza e aver fatto ogni cosa per il bene dei suoi bambini e della sua famiglia, si è messo a cercare lavoro. Era ottimista e volenteroso, ma difficilmente assumono persone come lui, senza nemmeno la cittadinanza. All'inizio aveva racimolato qualche soldo qua e là mendicando, ma non bastava. E poi non gli piace fare cose del genere, è un uomo che preferisce offrire un bene o un servizio per ottenere la sua paga. Così ha cominciato a vendere delle penne. Non aveva nessuno che si potesse occupare dei suoi figli, quindi li portava con lui a ogni uscita. Vendeva più penne che poteva durante la giornata, ma non era abbastanza. Chi mai poteva fermarsi in mezzo alla strada per prendere certe cose? Ogni giorno il figlio più piccolo di 4 anni si addormentava sulle sue braccia a causa delle sfiancanti camminate e giornate a volte roventi, ma Al-Attar, piuttosto che farlo dormire sul pavimento e sullo sporco, lo teneva in spalla. Lo portava così in braccio tutto il tempo. Non era un peso per lui, anzi, era uno dei motivi per cui faceva tutto questo. Alcuni pensavano facesse addormentare il figlio con qualche tipo di sostanza, così da far commuovere i passanti, ma non era vero. Molti mendicano insieme ai loro figli e lui era uno dei tanti. Ormai però sembrava ad un vicolo cieco. Non guadagnava mai abbastanza e teneva sempre il cibo da parte per i piccoli. Spesso saltava i pasti. Beveva solo un po' di acqua. Ma finalmente ora arriviamo al momento in cui tutto cambia. Un giorno come altri qualcuno gli aveva scattato delle foto e pubblicato tutto su Twitter e Facebook. Le persone erano colpite e amareggiate per il mondo in cui ci troviamo ancora oggi. Tantissime sono state le condivisioni e una di queste era stata fatta a un certo Gissur Simonarsson, giornalista online e sviluppatore web norvegese. Quest'uomo ha sempre cercato di aiutare i più bisognosi in ogni modo e vedendo certe foto era rimasto senza parole e si era messo a piangere. Per questo motivo ha aperto una campagna di raccolta fondi per racimolare $5,000. Almeno in questo modo poteva aiutare la famiglia di Al-Attar ad ottenere dei documenti per la cittadinanza. Ma le cose non vanno mai come pensiamo. E stavolta sono andate anche meglio. In 3 mesi la cifra non era 5.000, bensì $190,000 circa. Pazzesco! Così tante persone colpite dalla vita di questo rifugiato avevano deciso di contribuire. I notiziari locali avevano deciso poi di intervistare sia il giornalista che Al-Attar per saperne di più. E con parte dei soldi quest'ultimo è riuscito ad aprire una panetteria e vivere in un piccolo monolocale per un po' di tempo. Finalmente le cose stavano andando bene. Ovviamente non poteva tenersi tutti i $190,000 per via di tasse e altro ancora. Ma in qualche modo ha continuato a conservare il più possibile, dando comunque tutto il necessario alla famiglia. Da lì ha aperto anche un ristorante kebab. È sempre stato un uomo deciso e non mollava mai. Quando c'era da lavorare lo faceva volentieri. Ad oggi, se volete, potete andare a trovarlo e vedere i suoi figli sorridenti, specialmente il più piccolo che dormiva sempre sulle spalle del padre. È contentissimo perché può comprare tanti giocattoli e ovviamente andare a scuola.
Molti infatti si scattano foto con l'uomo delle penne e ovviamente con i suoi kebab. Le sue attività ad oggi offrono lavoro a ben 16 rifugiati. Non ha dimenticato il suo passato e cerca di fare qualcosa anche lui per i più bisognosi. Una sola piccola condivisione online quindi non soltanto ha salvato la vita a lui e alla sua famiglia, ma forse ne ha salvate tante altre. Ha intenzione di continuare su questa strada e offrire lavoro a tutti quelli che non riescono a trovarne uno a causa dei problemi nel loro stato. Con questo concludiamo, che dire, io a leggere certe storie non riesco proprio a trattenermi, voi invece. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Spero di trovare altre cose così belle. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.